Era l'estate del 2016 ed eravamo sempre in acqua, io, la Laura e Daniele. L'estate delle formiche di Grosseto, dove abbiamo fatto parecchi tuffi. Le formiche di Grosseto sono tre isolotti di origine calcarea che risalgono dai fondali profondi oltre 100 metri, 15 miglia al largo del Monte Argentario. La foce del fiume Ombrone dista soltanto 9 miglia e durante i mesi invernali la piana del fiume investe il piccolo arcipelago con acque ricche di sedimenti. Quella volta lì abbiamo fatto l'immersione alle formiche grossa. Siamo partiti, abbiamo fatto il solito nostro tuffo verso l'ignoto sugli 80-100 metri. Poi nel risalire ci siamo trovati davanti a un pianoro di 75 metri, una gerardia cavaglia enorme. È una cosa che noi qua non abbiamo mai visto. Ogni 5 metri, 10 metri ne spuntavano delle altre. Solo che lì il problema eravamo già fine immersione, che eravamo oltre il 50°, si doveva anche rientrare e abbiamo dovuto abbandonare l'immersione. In estate le formiche con le loro acque cristalline sono meta ambita da subacquei di ogni livello. Pareti mozzafiato e secche risalgono dalle profondità, dando vita ad una rigogliosa biocenosi coralligena. E poi quando siamo tornati abbiamo visto che c'era un giardino, era una cosa immensa. Eppure il piccolo arcipelago ha ancora un tesoro da svelare. Poi c'è quella grande, quella madre, diciamo, che quella è veramente impressionante. I sub avanzano in un giardino disseminato da decine di colonie di Savalia savaglia. Il colore inconfondibile di questi coralli risalta in lontananza tra le gorgonie e il corallo nero. All'improvviso i subacquei si trovano di fronte a una colonia di forma e dimensioni uniche, che sembra essere la guardiana del giardino. Ogni savalia è come una piccola isola che richiama a sé una miriade di forme di vita. Savalia savaglia è una specie molto interessante per i subacquei. È una specie che è una via di mezzo, diciamo, tra una gorgonia e un corallo nero. Lo scheletro, quindi, è uno scheletro molto duro che i subacquei hanno sempre considerato prezioso, quindi un trofeo importante da recuperare e tenersi in casa, ma in realtà lo scheletro non ha alcun valore commerciale. E le colonie possono essere maschili o femminili. E quando si riproducono chiaramente sviluppano una larva che nuota, si sposta con le correnti nel plancton fino a quando non individua un substrato idoneo che generalmente è una gorgonia o un corallo nero. A questo punto inizia l'accrescimento e l'animale rapidamente da un polipo ne forma due e così via, si accresce e colonizza tutta la gorgonia che ha, su cui si è insediata. Nel momento in cui completa il ricoprimento della gorgonia, inizia a deporre un suo scheletro, uno scheletro molto compatto, però questo accrescimento è estremamente lento, che potrà durare per centinaia o addirittura migliaia di anni. Le colonie di Savalia savaglia possono presentarsi in due colorazioni diverse, giallo ocra e un giallo pallido, all'apparenza quasi bianco. Nel giardino sono comuni entrambe le variazioni cromatiche, che saltano subito agli occhi su colonie appaiate tra loro. Eppure le sorprese non finiscono qui, perché ad uno sguardo più attento è possibile notare un fenomeno molto particolare: le due colorazioni sulla stessa colonia. È un'osservazione particolarmente interessante perché trova le due forme cromatiche su una stessa colonia. Sarebbe quindi interessante poter avere a disposizione dei campioni, in particolare nella zona di interfaccia tra la parte chiara e la parte scura. I sub tornano alle formiche con l'obiettivo di raccogliere i campioni per le analisi.
Individuate le colonie che presentano entrambi i cromatismi, Marco e Lorenzo ne prelevano un rametto per ogni colore. Tornati in barca, i campioni sono immediatamente preparati per le successive indagini di laboratorio. La raccolta di campioni specifici di questi esemplari ha messo in evidenza che effettivamente ci possono essere differenze a livello di nematocisti, a livello di cellule urticanti che tipicamente gli icnidari, i coralli hanno e che utilizzano o per catturare le prede o per difendersi da eventuali predatori o per competere appunto per lo stesso substrato. Quindi nel caso della savaglia le forme pallide sembrano essere più competitive rispetto alla forma giallo-ocra. Questo corallo ha delle caratteristiche per certi versi uniche e ancora poco note. Una tra queste è la sua estrema longevità, misurata finora in migliaia di anni solo su specie tropicali simili. Ma il ritrovamento fortuito di una grande colonia morta di savaglia a savaglia ha permesso di datarne l'età con precisione per la prima volta nel Mediterraneo. Questa grossa colonia di savaglia a savaglia che abbiamo in laboratorio è stata raccolta circa 25 anni fa alla base di una parete di coralligeno dell'isola Gallinara in Liguria. Recentemente è stato possibile datarne l'età. Le analisi sono state fatte dal centro di datazione diagnostica dell'Università del Salento ed è stato possibile calcolare sia l'età della gorgonia parassitata, una gorgonia che quando venne colonizzata dalla larva della savaglia aveva circa 20 anni. Questa colonizzazione è avvenuta intorno al 1750 e quindi possiamo stimare, calcolare abbastanza precisamente che l'età della savaglia a savaglia è di circa 200 anni. Ad oggi rimangono aperti diversi interrogativi rispetto a questa specie. Potrebbe essere in grado di produrre sostanze fortemente antibiotiche e sembrerebbe essere in espansione nel Mediterraneo. È una specie termofila, quindi una specie che predilige gli ambienti mediamente caldi, di conseguenza si ritiene che questa espansione possa essere collegata al generale riscaldamento del Mediterraneo. In realtà potrebbe anche essere legata a una generale sofferenza delle paramoricee, proprio legata in seguito ai cambiamenti climatici, che quindi possono essere anche meno in grado di difendersi dall'attacco delle larve della savaglia a savaglia. Le grandi colonie di savaglia a savaglia formano foreste sommerse secolari, spesso ben più antiche di quelle emerse. Oggi, conoscendo meglio il reale valore ecologico, diventa urgente individuare la loro presenza per tutelarle e comprendere meglio il loro ciclo vitale. Questi coralli conservano nei loro antichi scheletri la recente storia climatica del Mediterraneo.